È vero che molte imprese hanno usato la camorra per risparmiare, perché sversare i rifiuti tossici da quelle parti probabilmente costava meno. E tra queste imprese ci sono anche molte imprese del nord. Molti pensano che il problema della terra dei fuochi sia un problema del sud, ma non è così. Lei che ne dice? Mi faccia premettere, Salvo, che sono a disagio. Io di solito linea gialla la guardo da casa, o in salotto se la bimba è ancora sveglia, o in camera da letto. La bimba di un anno, ho visto il servizio prima dell'altro bimbo. Sono a disagio. Sentire ricostruire la storia d'Italia dal signor Carmine Schiavone, che mi dice che la galera era dura perché non c'era il caffè. E mi parla di assessori, di sindaci, della chiesa, di come si ammazza, e poi il bambino sciolto nell'acido e quell'altro bruciato in macchina. Probabilmente è giusto che la gente sappia perché è un pugno nello stomaco a casa, però. E poi perché Schiavone, Salvini non è ovviamente un opinionista di linea gialla, come tutti sanno, ma è un testimone di quello che è successo. È stato un boss della Sì, camorra ed è stato anche un protagonista di tutto quello che è successo nella Terra dei Sarò Fuochi. un ingenuotto, però nella mia scala di valori, con tutto rispetto per le vicende Certo. personali, per le scelte giornalistiche, il signor Schiavone sta in prigione, non sta in diretta televisiva alle 9 della sera a spiegarci come gira il mondo. Questo è. Ci tenevo a dirlo perché non so se riguarda solo me o riguarda anche il pubblico, però non è una roba. Guarda questa premessa. Non è ovvio che non l'abbiamo tirato fuori noi di No, 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 ma galera, perché? Schiavone, Sì, quindi certo, ovvio. Beh, se lui è fuori, fa bene lui essere fuori perché c'è una legge che evidentemente gli permette di evidentemente glielo essere fuori. consente. Quindi evidentemente è quella legge che è demenziale, per il Io ho mio fatto piccolissimo 30 punto di anni, vista. Io ho fatto 30 anni, sono È 30 libero. anni, caro signore, però secondo me Ecco, se c'è e i qualche reati morticino per me li sono accusato strada, certo. io. Mo' è il momento che se l'accuserebbero anche gli altri che sono responsabili e No, complici. per carità di Dio, Credo però che proprio per i collaboratori di giustizia sia non la previsto questo conosco e tipo non di. ce l'ho con lei, ci mancherebbe altro, Dio me ne scampi, Io quando ho fatto il anzi, ma per pentito carità di ero Dio, ho già tanti definitivo. problemi, quindi Io quando ho fatto il come. pentito era Va definitivo di bene. 2 anni, 5 mesi e 11 giorni per 416 bis. Schiavone, intanto Ma. lei qui a linea gialla, vabbè, ce ne No, ma assumiamo la responsabilità. questo, e poi arrivo alle industrie, non per divagare, questo perché proprio oggi il Parlamento ha votato uno svuota carceri che farà uscire altri mafiosi. E quindi secondo me è uno Stato Un po' strano, che. No, no? è uno Stato del cazzo, non è uno Stato un po' Sì, strano. Però vabbè. chiudo la parentesi. Qua La non c'è parola. nord. Vabbè. Non c'è nord e sud. Noi siamo a Non Milano e c'è. qui al nord ogni tanto qualche parolaccia vola. Uno Stato Insomma, da noi, pirla, dai, che è più vabbè, milanese. Detto questo, non Sono c'è le nord 10 e un quarto, e quindi sono un po' a disagio, Salvini. Vabbè. Siamo in due a disagio, allora. Allora, Non c'è andiamo nord avanti. e sud, non è che perché secondo il responsabile il segretario della Lega Nord è colpa degli altri a fare loro. Se ci sono degli imprenditori del nord che hanno risparmiato 1 euro facendo morire un bambino, sono i primi che devono marcire in galera. Uno può essere di Bolzano o di Lo Catania, dica, non mi però interessa. Salvini, Non mi interessa. dillo al senatore Arrigoni, dillo al senatore Arrigoni che ha detto il Posso contrario. dire che. Senatore Arrigoni della Lega Nord ha detto il Posso, contrario, ha no, detto che non scusa, è vero, non è posso finire? vero. Posso Quindi se finire? questa è la posizione ufficiale è Posso finire? importante, però Posso finire? alcuni senatori Se ci suoi sono. dicono il No, permetta. contrario. Se ci sono dei bimbi morti, È un problema che riguarda chiunque ha tutti. la coscienza sporca può venire dalla Finlandia con le renne di Babbo Natale, ma va in galera. Punto. Detto questo, ne parlavo fuori onda. Evidentemente però c'è un sistema. C'è un sistema che ha fatto comodo a tanti. Perché? Basta guardare quella foto, Perché Non è qua che lo facevano evidentemente in uno scantinato. ci sono di mezzo sindaci, assessori, investigatori, medici. Ministri. Voglio dire, probabilmente io nel mio piccolo a Milano, a Bergamo, a Brescia ci sono tanti problemi, ma una situazione del genere non l'ho mai vista nella vita. Mi domando, ma i sindaci che si sono ripetuti a Napoli? Qua c'è l'ex direttore del Mattino di Napoli. Dov'erano? Cosa E facevano? Ultima quanti parentesi, erano? e in piccolissima parte, non mi permetto di dire che è colpa anche dei cittadini come ha fatto il signor Schiavone, perché chi ha dei morti in casa Merita rispetto, merita rispetto, cioè punto. sempre questo. Però quelli che bruciano i rifiuti in mezzo alla strada,
quelli che scaricano ogni schifezza lungo la strada, e poi la gente, quelli che, che gettano camionate di roba, sono anche, magari in piccola parte, cittadini che magari si uniformano a un modo di vivere in civile e che però contribuiscono nel loro piccolo. Però, visto che non vorrei che finisse col tutti colpevoli e quindi nessuno paga, sarebbe giusto che il Parlamento, oltre che occuparsi di legge elettorale, scegliessero 10 persone di tutti i partiti che stanno lì dalla mattina alla sera e interrogano tutto il mondo fino a che non trovano i colpevoli. E i colpevoli possono essere anche oggi ministri, sindaci o parlamentari, vanno in galera, perché qualcuno deve finire in galera per questa schifezza. Punto, mi taccio e torno nel mio sconcerto. Il problema...